abbiamo indicato anche nel nostro POTOF di istituto, abbiamo come valori proprio quelli di andarci ad improntare sullo sviluppo delle competenze di base degli alunni, ma soprattutto andare a lavorare su quelle che sono le competenze di cittadinanza attiva e di sviluppo di competenze digitali, nonché andiamo su quelle che sono le competenze di crescita sociale. Logicamente tutto questo ricade su tutta la nostra progettazione. Noi con l'educazione civica, che adesso fa parte integrale del nostro curriculum ed è nel nostro curriculum verticale, abbiamo focalizzato l'attenzione specificamente su quelli che sono gli obiettivi dell'Agenda 2030 e quindi tutti quanti gli obiettivi che vanno verso la sostenibilità ambientale. Ne abbiamo fatto un progetto di istituto già da qualche anno che stiamo portando avanti a diversi livelli. Da questo poi che cosa nasce? Sempre tutta la ricaduta, anche la motivazione che ci ha portato a partecipare anche ai progetti Ex Monitor 4.40. Questi progetti, e dico anche tutti quanti gli altri, sempre dell'Ex Monitor 4.40, perché noi ne abbiamo avuti 4 di finanziamenti, li abbiamo collocati nel periodo estivo, così da consentire ai nostri ragazzi veramente di non abbandonare la scuola, perché noi abbiamo anche questi problemi dell'ispersione scolastica, dell'abbandono facilmente. Molti dei nostri alunni sono seguiti dai servizi sociali per situazioni tragiche a livello familiare. Ricordavo che noi abbiamo diversi alunni BES. Di certo l'opportunità di aver avuto i fondi dell'Ex 4.40 ci ha consentito di andare ad incrementare tutte quante le attività che erano coerenti con il nostro TOF e con l'idea che abbiamo di scuola. Ci ha dato l'opportunità di creare delle nuove sinergie con il territorio, con associazioni del terzo settore, con ASL, con forze dell'ordine, con l'ordine degli psicologi, e certamente l'opportunità di dare, di far acquisire ai nostri ragazzi tutte quelle competenze fondamentali, quindi come dicevamo digitali, sociali, inclusione e poi logicamente competenze in ambito linguistico, in ambito matematico, in ambito motorio. Quindi abbiamo avuto veramente una grossa opportunità attraverso l'utilizzo di questi fondi. Questo è stato uno dei vantaggi, cioè sono stati gli enormi vantaggi che ci hanno dato questi fondi, e soprattutto anche l'opportunità di far sì che queste fossero delle ricadute sul nostro operato, quindi facendo sì che appunto, prestando attenzione a quelli che erano il fenomeno del bullismo, eccetera, di evitare un nuovo incremento di atteggiamenti scorretti.